Abbiamo visto disabilità sensoriali, abbiamo sentito dei racconti, abbiamo sentito dei racconti di disabilità fisica, ma c'è anche la disabilità intellettiva e relazionale. E qui con noi c'è Kevin. Ciao Kevin. Francesco, gira. Ok. C'è Kevin che è un ragazzo con autismo che fa nuoto e anzi, ci racconti tu, Kevin, a 20 anni, Kevin, che sport fai? Nuoto. Nuoto, benissimo. E perché hai scelto il nuoto? Perché ti piace il nuoto? Quando nuoto sono piace come gli altri. Perché sei come gli altri, ti piace. È bravissimo Kevin, perché inizialmente avevamo detto ma magari scrive invece di raccontarci le cose, invece molto bravo perché ce le racconta con la sua voce, quindi gli è giusto fargli un applauso. L'anno scorso Kevin, tu sei stato a Londra, sì, alle Paralimpiadi. Ecco, che cosa ti è piaciuto di più? Vedere tanti atleti è una festa bellissima. È vero, è una festa bellissima e chi c'è stato, credo quasi tutti noi che siamo, no, un po' di noi che siamo qua, insomma, siamo stati a Londra, Kevin, e ci siamo divertiti molto. Che cosa rappresenta per te lo sport, Kevin? Lo sport unisce le persone. Mi sembra un bel valore dello sport. Dopo magari parleremo un po' di questi valori dello sport e tu allora ce n'hai già detto uno che è molto importante. Lo sport unisce le persone. Kevin, tu hai finito le scuole superiori. Sì, adesso, ho finito le scuole superiori. E ti piacerebbe, qui siamo all'università, ti piacerebbe andare all'università? Sì. Quindi un augurio che ti facciamo anche noi, E in futuro tu ti eri qualificato anche per andare a per partecipare proprio come atleta alle Paralimpiadi di Londra, poi non ci sei andato per alcuni motivi. In futuro cosa vorresti fare? Andare al Rio 2016 e studiare informatica. Allora, due cose che ce la puoi fare, quindi te le auguriamo tutti noi. Ok Kevin.